Leonardo, buonasera. Ho bisogno di una mano, Leonardo. Ezio, grazie a Dio stai bene. Questa assurda vicenda fra i medici e i pazzi, è per questo che inseguivi Francesco? Non proprio. Beh, qualunque fosse il motivo, la città è di nuovo salva grazie a te. Adesso dimmi come posso esserti utile. Tanto vale che ve lo dica. Ah, un'altra pagina! La cifratura è simile all'ultima. Non ci metterò molto. Interessante. Certo, capisco. È un altro Tanto progetto male che di ve lo Roma, dica. per Ho inoculare deciso. veleno. Puoi fabbricarla? Sì, non mi ci vorrà molto. Devo solo trovare il modo di creare una cavità nella lama senza sacrificare la. Va bene, Leonardo. Fa quel che devi fare. È partito Aldo Giovanni e Giacomo sotto, voglio. Scusatemi. Fatto. Ho riempito la lama con un poco di veleno per iniziare. Se devo Ah, ok, seguirlo, la lama basta chiederlo da un avvelenata. dottore. Veleno. Da un dottore. Ad alti dosaggi, ciò che cura può uccidere. Ti sono di nuovo debitore, amico mio. Quando vuoi, Ezio. Quando vuoi. Una lama che punge. Perfetto. Oh sì, buonasera, sono tornato da un bel viaggio. Se permetti, zio, ti devo dire delle cose, dobbiamo un attimo inciuciare. La prima cosa, c'è un bel po' di soldi. Però è meglio che ristrutturiamo un po' la villa, un po' tutto il borgo. Chi assassina? Perché dovrei assassinare gente nel mio borgo? Cioè, piuttosto io adesso parlo un po' Buongiorno. con l'architetto. Salute, Serezio. Diamo un occhio alla lista. Ovvio. C'ho i soldi da sperperare. Prima di tutto voglio aprire la miniera. Come prima cosa. Seconda cosa, diamo ai sudditi un po' di chiesa. La caserma. E che ci può stare? Ah, minchia, ho speso tutti i soldi. E la Madonna, no. Vabbè, ho speso Buon tutti i soldi. viaggio, Comunque, zio, dobbiamo Ezio! parlare. Giungo da Firenze, dove il Magnifico mi ha chiesto di occuparmi di alcune faccende in sospeso. Sto cercando Jacopo De Pazzi. Ah, non mi dire! Noi non facciamo altro da giorni! Allora forse ciò che possiedo aiuterà entrambi. Un elenco di altri cospiratori. Uno di essi parlerà prima di morire. Splendido! Quegli uomini non hanno le risorse di Jacopo, il che li renderà più facili da trovare. Manderò immediatamente delle spie. Apprezzo il vostro aiuto, zio. Ho anche qualcos'altro per voi. Nuove pagine del codice. Ah, vediamo cosa possiamo apprendere. Che vuole dire? Quale profeta? Che avete trovato, zio? Un altro maledetto mistero. Il testo tradotto vagamente significa solo il profeta può aprirla. Si fa riferimento a due frutti dell'Eden, ma queste pagine non danno risposte, nipote, almeno non da sole. Devi trovarne altre. Dovremo aspettare un altro giorno, zio. Ho una missione da compiere. Come vuoi. Ora, se vuoi far fuori quei bastardi, dovrò insegnarti qualche altra cosetta. Vediamoci al campo di addestramento. Incontra Mario al cambio del sementi per allenarti. Va bene, Ezio. Conosci il contrattacco, ma che succede se anche il tuo avversario sa contrattaccare? In genere non gliene do l'occasione. I paroloni offrono scarsa protezione dall'acciaio dei templari. Allora vi prego, maestro, insegnatemi cosa fare. Ora schiva! Ah, Bene, ok. bene. Adesso rifatto. Molto Due. meglio. Ora un'ultima. Tre. Bravo. Oh sì. Mi sono forte. Disarmamenti? Vediamolo un'altra volta.
Vabbè, ma ce l'ho fatto prima questa. Oh, sì. Figlio di una cagna. Oh. Buon viaggio all'inferno. È tua cognata. È tua cognata. Tu mi chiami figlio di una cagna. Ma tu sei scemo. Ok. Magnifico. Ancora una volta hai superato le mie aspettative. Signore, abbiamo trovato gli uomini di Jacopo e aspettiamo l'ordine di colpire. Riferisci questo. Nessuno si muova finché non avrà parlato con Ezio. Intesi? Sarà fatto. Vai, Ezio. Parla coi miei uomini sparsi per la regione. Vedi se i tirapiedi di Jacopo riescono a condurti a lui. Ma sii cauto, quelli ti aspettano. Ok, adesso andiamo a vedere questi qua sotto cosa vogliono. Cosa vogliono che io faccia? Ma io poi io sto qua, eh. Oh minchia, gli tirato il calcio in faccia. Ah, eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnoni. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Grazie, amico. Ah, vedi, ci stanno dando tutte armi. Bombe fumogene, ok. Sono tutti pazzi. Ah, devo salire, giusto. So coglione. Ecco, l'ho trovato. Pensate che al signore interessino le donne? No, come bersaglio perso. Pacci vostro. Ma posso stare da tipo da sopra? Meglio no, da sopra. Continuate a illudervi se ciò vi aiuta a passare il tempo. Ciò che dite è blasfemo. No, ciò che dico è vero. Ma negare la sua divina esistenza è l'unica risposta razionale. Ma dove sta? Corre all'assunto che ci sia un folle invisibile nel cielo. Eccolo. Credetemi, se la vostra preziosa Bibbia è il meglio che è riuscito a trovare, ebbene, è completamente uscito di sé. Come potete parlare? Ma la fangula. È morta, mi dispiace. Aveva ragione. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Aiuto, mo ci fanno la festa. Poi ci fanno la festa sti bastardi. Come bastardi sta fuggendo? Ma fanculo, me ne vado. Per favore non piangere. Me vado via. Mi do proprio. Sono anonimo? Sono anonimos? Sono qui, ci capì. Abbiamo trovato l'arcivescovo Salviati. Si è barricato all'interno di quella villa. Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada. Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta. Ok. Ah. Comandare un'armata tutta mia. Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività. Mi piace. In effetti voglio... Ma che abbiamo ammazzato il vescovo... Cioè, no, il vescovo. Sì, vabbè, questo prete l'abbiamo fatto in stealth.
mai capitato in vita. In tutte le serie che abbiamo fatto che è successa una cosa in... Ok, che qualcosa in stealth l'abbiamo fatta con successo. Uè. Oh merda. Ah bene, quindi lo sa che sto qua. Ma ci... Ah coglione, vedi che sta entrando, Uomini, preparatevi! L'assassino è arrivato! Devo trovare il nodo e aprire la porta. Minchia, mi sappa tutti. Allora, vedi che ti sta venendo a prendere? Tu cazzi tuoi adesso. Sì. Ti avevo avvertito di stare alla larga, assassino, dovevi dar... Sei finito, assassino! Voi esemplari! Siamo così diretta. Sempre a dire le stesse cose! Dov'è Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto, non pena. Requiescat in pace. Quanto duro il requiescat in pace. Regà. Salve. Cadem. Ezio, era ora che arrivassi. Abbiamo trovato Bernardo Baroncelli, ma... Ottima notizia. Ditemi dove si trova e provvederò a toglierlo di mezzo. Questo è il problema. Lorenzo l'ha fatto arrestare alcuni giorni fa, al suo ritorno da Costantinopoli. Ma è fuggito. Crediamo possa nascondersi da qualche parte a San Gimignano. Va bene. Vedrò di riuscire a individuarlo. No, dobbiamo tornare indietro. Di riuscire laddove il resto di noi ha fallito. Ho i miei sistemi. Ho il mio occhio. Un tipo sfuggente trova assassina Bernardo Baroncelli. È il momento. È stato un giovane eroe determinato. Ehi, che potrebbe essere lui? Meglio tu. Un altro scherzo della. Ci siamo tolti un problema da mezzo. Un giorno per volta. Si annoierà, sarà perso, confuso, distratto, ucciso. Andrà tutto bene. Se dovesse. Diretto, voglio. Diretto. Sapevo del tuo arrivo. Dov'è Jacopo? Perché tu possa fargli ciò che hai fatto a me. Hai ancora tempo per ripulirti la coscienza. Ci incontriamo in chiesa quando viene indetto un convegno. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescati in pace. Via. Ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, aiuto. Ragazzi, aiuto. Salute, Ezio. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città. E da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Andrò a fare fuori Antonio Maffei. Maffei, Maffei o Maffei? Maffei, perché tu Maffei? Sulla torre, torri dei Salvucci. Quindi la torre è più alta. Quella lì. Quindi tocca arrampicarci per bene qua. Piano, voglio piano, senza fretta. Senza fretta. Si aggira la torre. Ma ciao! Facciamo che se ti agguanto ti butto giù, ok? Minchia! Laggiù, prendetelo! E la vado. Sì, ciao! Per la luce del Signore, purificati! Ma se ti butto giù? Ti metterò in ginocchio, peccato!
Poi gli ho buttato giù, questa è la cosa più figa che ho fatto di questa serie attualmente. Vattene via, demonio. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No, io. Io. Che tu possa alfine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescati in pace. Vabbè, voglio. Importante che l'ho ammazzato così. Ah, non posso andare lì a sincronizzare, giustamente.